incontro con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella cripta di Santa Maria delle Grazie, il percorso che i pellegrini fanno nell'andare a visitare tutti i luoghi di Padre Pio. E in questo luogo ci sono alcune immagini, alcune foto che ci raccontano quello che è stato il suo iter formativo. Qui ad esempio vediamo alcuni conventi, in particolar modo il convento di Benafro, dove Padre Pio è stato nel 1911, quello di Foggia, Sant'Anna, nel 1916, ma a quello che a noi qui oggi interessa parlare, oltre a quello di Montefusco, Gesualdo e Santuario dei Monti a Campobasso, questo convento, il convento di San Marco la Catola. In questo luogo Padre Pio vi ha dimorato diverse volte, ma siamo nell'ottobre del 1905, era un giovane frate studente. Possiamo pensare che dopo la metà di ottobre del 1905, quindi in questo periodo, il diciottenne fra Pio da Pietrelcina, insieme ai suoi, amici, compagni di studio, terminato il corso ginnasiale, promossi in filosofia, vennero trasferiti tutti a San Marco la Catola perché insieme al loro padre, padre maestro, che era padre Giustino, proprio perché la volta del convento di Sant'Eli Appianesi era fatiscente, loro erano a Sant'Eli Appianesi. Allora soggiornarono in questo convento dall'ottobre del 1905 all'aprile del 1906, per poi ritornare nuovamente a Sant'Eli Appianesi con il loro padre lettore. Poi chiaramente Padre Pio, già sacerdote, già era qui a San Giovanni Rotondo, vi ritornerà nel maggio del 1918, vi resterà quasi un mese tra aprile e maggio, proprio per incontrarsi con il suo direttore spirituale. Ma quello che vogliamo raccontarvi è, grazie ad uno studio approfondito che ha effettuato il vice postulatore della causa di Padre Pio, padre Gerardo Di Flumeri, nel racconto e tanti episodi, tanti aneddoti che raccontano la storia e la vita di Padre Pio da Pietrelcina in questo convento, come ad esempio il racconto di un suo confratello. Padre Damaso da Sant'Eli Appianesi racconta che già questo accadeva a Sant'Eli Appianesi quando era con lui a frequentare il corso filosofico, ma quello che gli restò impresso è che Padre Pio aveva, ovvero il giovane fra Pio da Pietrelcina, aveva un dono particolare, era il dono delle lacrime. Infatti fu un giorno, racconta, mentre era in coro e insieme a tutti gli altri frati meditavano sulla passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, fra Pio aveva un fazzoletto di colore bianco, lo teneva appoggiato accanto a sé quando era in procinto di pregare, poi dopo lo deponeva accanto alla sua destra. Fu proprio Padre Damaso che scrive, questo grazie a una raccolta che ha fatto Padre Gerardo Di Flumeri, raccogliendo tutte le testimonianze dei confratelli, che Padre Damaso toccava questo fazzoletto tutto inzuppato di lacrime, era bagnato. Addirittura nel convento di Sant'Eli Appianesi un anno prima si raccontava di questo giovane frate che addirittura, troppo lacrimare, faceva quasi un fossetto nella chiesa, e lui subito con questo fazzoletto che si portava sempre dietro doveva immediatamente pulire per evitare che gli altri potessero guardare. Ecco, questo dono delle lacrime è una caratteristica particolare di tanti santi, il dono delle lacrime che poi sarà lo stesso Padre Pio a commentare più anni più tardi in questo convento ai suoi confratelli. Questo pianto, un pianto che non era un pianto per la sofferenza, ma era un pianto d'amore, un pianto ordinario, tanto che Padre Pio si ammalò negli occhi. Fra Pio piangeva spesso, sì, meditando la passione, la morte di nostro Signore Gesù Cristo, ma Padre Pio piangeva per amore, amore vero nei confronti delle anime che spesso gli laceravano il cuore con i loro peccati, con il loro cattivo comportamento, con la loro lontananza.
con la loro indifferenza nei confronti di nostro Signore.